Due cose, intanto mi permetto di aggiungere una cosa a quello che ha detto l'assessore: i rifiuti di produce l'uovo, ho imparato che i rifiuti li produce anche il gatto. Quindi qua devo chiedere l'aiuto di chi va in Europa a addirittura legiferare, perché ci vorrebbe una legge che spiegasse al gatto che può usare anche la lettiera vegetale piuttosto che solo quella silicea o quella minerale, perché a quanto pare non è il padrone del gatto che non vuole cambiare questa abitudine, ma è proprio il gatto. E sono stato aggredito anche perché, non avendo un gatto, mi hanno detto: ma lei non ha un gatto, lei quindi non può capire questo mondo del gatto. Eppure sembra proprio che il gatto sia un produttore di rifiuto che effettivamente è molto ostico. Ho chiamato anch'io Contarina per chiedere se altre esperienze, una come la loro, avevano anche loro un'insurrezione dei gatti, e a quanto pare da quelle parti i problemi non ne hanno, nel senso che non si è mai lamentato nessuno dei proprietari dei gatti sul fatto di dover gestire questo tipo di cose. Evidentemente il gatto brianzolo è ancora un po' troppo benestante, però è evidente. Basta mettere solo quelli vegetali. Diciamo che non è il nostro potere bloccare la produzione, cui è vero che però è una questione di sensibilizzazione, come diceva prima l'assessore, e di modifica dei comportamenti dei singoli individui per andare verso rifiuti zero. La proposta a parte rifiuti zero che ci ha fatto l'assessore, ci tengo anche a dirlo, per noi non era nuova. Mi piace ricordarlo più che altro perché era arrivata da una nostra collega che lavorava con noi 20 anni fa, che oggi non c'è più, e quindi mi fa piacere ricordarla. Ha avuto dopo di noi un'esperienza nella scuola proprio qui a Vimercate alla Manzoni, e quindi questo progetto ci farà pensare a lei sicuramente. Perché lei è stata la prima a dirci: ma scusate, ma perché abbiamo i cestini nei parchi? Perché il rifiuto, visto che lo produciamo noi, non ce lo portiamo a casa invece che lasciarlo in giro per i parchi? E tutto sommato è importante questo progetto perché, partendo dai parchi principali, vuole essere un primo esperimento su questa consapevolezza, perché vale anche per l'ecosacco. Ogni tanto ci siamo chiesti in ufficio: ma abbiamo distribuito noi alla gente i rifiuti che poi andiamo a prenderli a casa, o se li sono prodotti loro? Perché sembrava fosse colpa nostra dell'ufficio che loro avevano dei rifiuti a casa, o che noi pretendavamo anche di dire a loro come dovevano separare i rifiuti. E invece il discorso va ribaltato: siamo noi cittadini che li produciamo. Di nuovo, perché devo mettere a disposizione un cestino la carta, la tengo in tasca, non la posso a casa, anche l'involucro della caramella finisce nel multipack, perché lo devo mettere lì? E sicuramente questo sarà un passo avanti. E ovviamente abbiamo bisogno di alleati. Gli alleati sono, da una parte, i bambini, che sono i primi fruttori dei parchi. Io ho provato a chiedere una volta in elementare di chi erano i parchi. Ah, qualcuno mi ha detto del sindaco. Qualcuno mi ha detto, boh, non capivano. Uno mi ha detto che erano dei bambini, ma in effetti sono dei bambini, infatti, non è che siano di tanti altri. E quindi loro saranno i nostri primi alleati a tenere puliti i parchi, anche perché con Puliamo il Mondo hanno provato anche a raccogliere i rifiuti nei parchi, a vedere che cosa c'era. Metà di quei rifiuti erano cicli di sigarette, tanto per fare un esempio. Un altro alleato: l'amministrazione intende utilizzare le cooperative sociali, e quindi è proprio in corso la gara d'appalto per la scelta delle cooperative sociali, che si prenderanno più responsabilmente di quello che hanno fatto finora un po' la gestione, la manutenzione ordinaria e la pulizia dei parchi principali di Vimercate, e intendiamo il Sottocasa, il Trotti, il Gussi, il Parco Aureno, il Parco di Ruginello, che dovrebbe essere riaperto nei prossimi giorni, se non già domani, dopo la riqualificazione che è appena terminata, e il parchio di Velasca di Villa Volontieri. E
essere vedere se noi riteniamo di sì che le cooperative sociali che lavorano agli mercati siano in grado di sentirsi responsabili del lavoro che fanno di pulizia del parco, anche qua tra l'altro utilizzando persone svantaggiate e quindi rientrando in tutti quei racconti che ci hanno sentito prima. Tengo un attimo a dire pulizia del parco. Pulizia del parco significa i rametti secchi, l'erba tagliata, perché non ci saranno più rifiuti umani. Pulizia del parco è cura del parco, cura del verde, quello che faranno le cooperative, non saranno gli spazzini dei nostri errori. Ci piaceva anche l'idea, perché subito abbiamo detto, togliamo tutto i primi mesi, un delirio forse. Però ci sembrava bello anche ragionare su questa proposta, quella di mettere un grosso tubo in plexiglass all'interno dei parchi, dove far rovesciare le cooperative i rifiuti sparsi che troveranno nel parco, per far vedere ai fruitori del parco quello che nel corso delle giornate precedenti hanno combinato, i rifiuti che hanno buttato. E l'idea può anche essere quella di organizzare delle giornate dove quel rifiuto non venga portato via come indifferenziato, ma venga prima separato, perché sicuramente lì dentro ci saranno materiali da valorizzare.